Dovete mangiare, dovete bere, dovete scrivere, dovete ballare, tante cose. Quindi noi abbiamo 500 soci fiorentini e che vengono a studiare qualsiasi cosa, sia la lingua, la cucina, la massaggio, tante cose. E uno di due di questo che noi possiamo anche far vedere, anzi per esempio, anche qualcuno che farà la cerimonia, qualcuno che farà il canto, qualcuno che farà anche la ballo giapponese. Quindi voi potete anche venire da noi e per sentire qualche cosa, non solamente a vedere la mostra di quadro oppure mostra di maschera, eccetera. Dovete sentire. Uno di questo è che noi ogni anno facciamo sentire e indossando il kimono come si sente, non solamente vedere, con il kimono e camminare e come devo essere la posizione, eccetera. Allora, il kimono è prima di tutto è molto semplice. Avete visto tutto bianco e quindi basta togliere e senza fare tante pieghe, eccetera, e già è tutto il kimono è già stirato, ben stirato. Quindi anche portare viaggio è semplicissimo. Poi dipende dall'altezza il kimono può fare su e giù. Cioè, quindi uno lei sa 1,50, sì, 50 qualche cosa, o anche indossare 1,70, e non c'è problema. Poi anche uno un pochettino grasso e un pochettino magro e non c'è problema. Basta avvolgere di più. Quindi una volta comprato il kimono, può dare anche la figlia, anche il nipote, e per questo che uno che sa spendere, allora è qualche cosa bella, non c'è problema, perché anni, anni, anche 50, anche 100 anni, e può andare avanti. Allora, quello che sta vedendo adesso, il kimono è tutto tinto, cioè unita, dal disegno tutto unita. Quindi una cosa, un'occasione, la semplice festa, di compleanno, una festa con amici, questo si può indossare. E poi sta mettendo adesso la fascia di circa 5-6 metri di lunghezza. Anche per questo che uno che è un po' più grasso e magro, e non c'è problema. E basta spostare un po' di posizione e può fare questa manovra. Non possiamo metterci il kimono, I'm sorry.